Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio di Worka, un episodio molto speciale, volevo fare da un po' con il mio caro amato Yasuo, o Yasuo, che dir si voglia, non ho ancora imparato la pronuncia. Allora ragazzi, Yasuo Jungle è un pick che Worka, tra molte virgolette, perché innanzitutto avrei bisogno di qualche knock-up, che in team non ho, unlucky me. Virtue is Vabbè, no longer non a word. ci posso fare niente purtroppo. Worka perché, almeno penso che worki, perché ha una jungle clear veramente molto alta, non fa nessuna fatica a fare i campi, ho lo 0,93% di attack speed perché ho tutte rune di attack speed, tutte, tutte, ho solamente help per level che mi servirà in late game, non ho preso armor perché tanto i campi me li kaito, cioè, tra parentesi, me li kaito e iniziando dai Krugs mi dà parecchio. Questa cosa stavo pensando, non si potrà più fare in 6.20, no, 7.22 perché toglieranno il buff dei Krugs, però boh, vedremo come funzionerà poi questa cosa. Mi farò ovviamente l'oggetto da jungle con l'attack speed, poi Phantom Dancer, Phantom Dancer, Infinity, Frozen Mallet, classiche cose da Yasuo, insomma. La build sarà pressoché identica, non cambierà molto nella build. Ok, grazie. Ho fatto un buon pull, non ho perso troppa vita. Ok. Qua c'è Shaco contro. Quindi non si sa mai. Shaco contro. Vado a farmi una sorpresina. Tentate di mettervi qua dietro per fare i campi, perché in questo modo usate la Q. Per colpire più bersagli contemporaneamente. Ora io devo andare una pozza, andare al blu sperando che Shaco non mi invada. Probabilmente potrebbe avermelo già preso. Purtroppo io non è che sia questo gran main jungle. Cazzo, faccio una cosa. Forse c'è la trappola qui. Guarda questa. Ok, tentiamo di portarci il buff più o meno qui, così almeno lo vedo. Vedo se sta arrivando, però secondo me non verrà. Perché se non sei ancora sciuato, ovviamente verrà adesso. Ok, perfetto. Ora ho preso i buff, tutto a posto. Potevo anche dare la Cassadin nel primo blu, sinceramente. Tanto io non me ne faccio un cazzo. Mi faccio Giorgio per avere un po' di. Cioè, recuperare un po' di vita. Prendo la stack di Q. Prendo la seconda stack di Q e proviamo a vedere se riesco a fare un flash. Oh, perfetto. Torno indietro. Perfetto, abbiamo preso la prima kill del game. Nice. Sono stato abbastanza fortunato. Allora, Yasuo Jungle è forte a clearare, ma è debole al gankare. Perché come sapete, Yasuo è l'unico modo che ho per gankare è avere le stack di tornado. Quindi qua sono stato fortunato perché sono riuscito a prendere le stack dal Gromp. E sono stato altrettanto fortunato che Lucian, come un pirla, ha usato la E per ingaggiare e non aveva nessun tipo di escape. E poi vabbè, il resto si sa. Per Chase'are abbiamo la E, quindi quella è abbastanza semplice. Se dobbiamo gankare delle lane quando non abbiamo il tornado, la cosa migliore da fare è arrivare da dietro come se foste un Hecarim e non utilizzare subito la E, perché la E la utilizzeremo nel caso magari loro flashano. In quel caso possiamo continuare il chase. Tipo, se io adesso vorressi gankare questo Ryze, andrei da dietro non utilizzando la. Andrò da dietro non utilizzando la. La E, non ce l'ho fatta, però. I will Sacco, follow pare this che non ci. path until the end. Che scemo! Dove è andato? What the fuck? Il tipo è pazzo, non si è accorto. Allora io gli stilo tutto. Ancora? Ok, è worth, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Ho preso la kill e Shaco mi ha gnectato. Shaco Ignite. È worth, ho preso la kill e Shaco ha perso parecchio. Mi sembra che mi ha stilato sto robo però. E Vel'Koz è venuto, vabbè, fa niente. Dovevo immaginarlo.
Cosa abbastanza ingenua. Allora, prendiamo immediatamente questo. Poi questo è una pink. Andiamo qua. Kha'Zix top. Penso che se la cavi. Contro Fiora. Poi è troppo pushata, quindi non posso. Allora. Farm sto messo non benissimo. Dovrei farmare di più. Yasuo è abbastanza forte perché riesce a prendere i 6 prima degli altri. Quindi ora farò una cosa. Vado a farmi questo. Questo. Provo a gankare mid e poi vado a farmi il Drake. A livello 5 possiamo farci tranquillamente il Drake da soli. Anche prima. Però prima è sconsigliato perché almeno dobbiamo avere un pochino di un pelo di vita per farlo. Pozioni ovviamente dobbiamo averle al massimo. Sto maxando la E per il dopo, perché all'inizio non mi serve. All'inizio non mi serve moltissimo. L'idea drago mi sa che è naufragata, perché per poterlo fare avrei dovuto avere la. Non so se è il flash. Basta, non lo prendiamo più. Non lo prendiamo più. Non lo prendiamo più, mate! Ok, mettiamo la ward qua. Facciamoci Giorgio. Purtroppo non posso farmelo il Drake in questo momento. Shaco penso sia ancora top, o forse sta facendo la sua giungla. Guarda, potrei rischiare, ma è un rischio. Allora, me lo porto dietro. Metto il Windwall. Ok. Farm mi sta aiutando, bravo. Anche se posso tranquillamente farmelo da solo. Vediamo come mi ritorna il Wango. Il problema di questa cosa è che se arriva qualcuno sono nella merda. Se non arriva nessuno me lo faccio, con un po' di fatica me lo faccio, ma se arriva qualcuno. Dai, vediamo il Wango. Perfetto. Drake assicurato. Vedete, questa cosa si può fare, ma bisogna avere tutte le pozioni. Le pozioni, penso che Shaco mi vada. Bisogna avere tutte le pozioni e nessuno deve essere nel paraggio, quindi bisogna farlo teoricamente con una pink e essere abbastanza sicuri di quello che sto facendo, perché sennò dai un inutile. Infatti. Tacco. Faccio la sua bambolina, l'ho vista. Passi che penso che muoia, quindi avrò bisogno di questo blu. Io me lo prendo perché sennò me lo prende il Shaco, non posso lasciarlo qua. Purtroppo sono stato costretto a prenderlo, altrimenti l'avrebbe fatto. Volevo lasciarlo a Cassadin, perché il blu a Cassadin serve parecchio. Ok, Shaco non è molto avanti, anzi, quasi per niente. Ha solamente. Sì, beh, ha due kill. Ma. Al 6. Ha due kill, ma io ho il doppio del suo farm. Questo. La pink già ce l'ho. Sì, ma lì non mi serve più. Ne prendo un'altra perché. Bravo, top. Ne prendo un'altra perché ora voglio provare a invaderlo. E quindi mi servirà per sapere quando andrà in hide. Allora, ora faccio questa cosa. Vado qua. Prendo il red, vado qua, provo a gankare mid e mentre ritorna Fiora, se Kha'Zix se ne va, posso provare a fare l'Herald. L'Herald è molto importante per Yasuo, anche se potrei darlo benissimo a Kha'Zix, ma preferisco averlo io perché se ho l'Herald praticamente non mi caga il cazzo nessuno, cioè, portale, no, portale, ma sono molto più forte con l'Herald. Però in effetti è meglio darlo a Kha'Zix. Ora vediamo, comunque l'importante è prenderlo. L'Herald è un buff davvero troppo importante per lasciarlo. Se si può bisogna sempre prenderlo. Ok, ora. Se Kassadin non pusha. La Q aspetto all'ultimo secondo per usarla. Ok. Ho il flash. Allora, fammi staccare la Q. Giorgio. Ok. Sarebbe stato inutile usare la pink. Dall'altro lato. Provo ad andare top. Morto.
morto, ma forse riesco a vendicarlo. Non uso neanche la Q perché sennò rischio di stunnarmi, infatti. Oh, what the fuck? Non ho voluto usare la... Can't let their V stun me. Non potevo lasciare che la V mi stunnasse. Ora mi prendo. Vediamo un po'. Ninja Tabi. Ninja Tabi perché hanno sia Fiora che Shaco. I couldn't know. Non lo sapevo purtroppo, perché i cooldown della W di Fiora al momento non mi sono molto chiari. Poi, cioè, che lucidità mentale dovrei avere per calcolare al millesimo secondo. Quindi è stato meglio aspettare, perché se io avessi fatto quel tornado, lei avrebbe avuto la reattività di... farmi la W doppia, sarei morto. Quindi, meglio fare così, che tanto non mi avrebbe ucciso, fare 100. Meglio fare così che rischiare. Tanto morire non ci sarei. Oh, devo aiutare un po' bot, però. Pre. Devo riuscire anche a cancare mid. Ora ho il flash, quindi posso fare... E flash Q. Wanderer isn't always lost. Questo qua. Potevo anche non metterlo la pink, eh. Dai, qua ne approfittiamo e la torre, non dico che la tiriamo giù, ma quasi che sta male ancora. Ma forse la tiriamo giù. Se tiriamo giù questa torre è molto molto buono. Se tiriamo giù questa torre è molto molto buono perché prendiamo un sacco di pressure anche per i stessi. Anche per i successivi break e obiettivi. Purtroppo. Dov'è il costante? HZX è parecchio in difficoltà. Io non posso andare da solo adesso. E ora posso andare. Facciamoci un'altra pozza. Dovrei tornare a shoppare. Facciamoci di nuovo questo. Sempre farvi Giorgio se potete. Non so cosa stanno combinando loro. Dovrei dare a Kha'Zix il buff dell'era. Però, che drago è? Uno. Sono purtroppo dall'altra parte. Spero che non abbia visto il mio tornado. Devo recollare e andare subito al Drake. For the Drake, please. Anche se Shaco è lì. Shaco è lì, quindi ci potevamo pure fare il Herald. Cassa con blu, Kyle solo Drake. Ho preso una pink apposta. Dubito che ce la farà il tiff. Sapete che se ne fa. Unlucky. Vabbè, Ryze ha ultato e gli ha segato mezza vita. Diamo blu al Mr. Cassa. Ok. E ora vediamo se riusciamo a gankare bot, anche se... Ok. Adesso ce la faremo. Ti faccio il bezze. Da solo come prima, ovviamente. Ora è molto più semplice perché ho i miei oggetti. Basta di non buttare al vento il blu che ti ho dato, per favore. Va bene, io ho preso un altro scendere. Siamo a due ocean. Allora, ragazzi, con Yasuo, se volete usare Yasuo Jungle, dovete avere la consapevolezza che gli obiettivi di giungla sono tutti vostri. Abbiamo una wave clear impressionante, un attack speed impressionante, se ovviamente usate le mie rune. Ora ve le dico anche. Ho attack speed ovunque, ovunque. Solo nelle gialle ho health per level, basta. Tutto il resto è attack speed. Sono delle rune un po' particolari perché... sì, sono da uomo. Insomma, è difficile usarle sempre perché... Non avete nessun tipo di resistenza, però... Non è messo nemmeno. Spero che Kha'Zix abbia visto
arrivo, mi faccio il red. Faccio il red e tentiamo di... Tolgo il tornado. Mi ha visto. Mi ha sgamato, quindi posso andare... Posso andare qua. Bravo Cassidy, anche se... Vai, fio, non so dov'è. Però non c'è. Kha'Zix quanta vita ha? Comca. Vieni Kha'Zix. Ah, ok, niente. Ha visto? The road to ruin is shorter than you think. Ah, lo so. Bravissimo. L'abbiamo fatto, ok. Vedete? Abbiamo fatto un sacco. Un sacco di danni. Ok, ora proviamo. Non so se possiamo, sinceramente. Cioè, sì, ho parecchia vita adesso. Vediamo se ce la facciamo. Questo lo lascia lui. Perché Kha'Zix è veramente importante questo buff. Io posso anche farne a meno, però sono abbastanza grosso, sono fiddato. Obiettivi di giungla, tutti quanti. Obiettivi di giungla, tutti i nostri. Dentro pure tu. Very much. Ah, unlucky. Questo è morto. Ok, abbia il ghost. Ok, no, no, via, via. Andiamo via perché ho visto tutta la loro botola in spostarsi. Vado a farmi un attimo questo, sperando che loro non ci muoiano. Poi torno. Ho già la Phantom Dancer, vorrei anche il Ninja Tavi, però. Non fa il cambio, purtroppo sono lontano. Colpa loro, non devono fare il cambio. E io non posso metterci una pelle. Quindi mi trovo a far così. Sta arrivando anche Fiora, però. Mi sa che vogliono far sì. Ma io come la difendo una torre? Cioè... Sono pur sempre Yasuo, è difficile per me. Considerando che loro sono un 4. Oh, flash! Oh mio Dio! No, no, no! Non so se la copio. Ok. LOL, mi son cagato tantissimo. Mi sono cagato tantissimo. Ok, siamo riusciti a difendere la torre. Bella l'ulti di Bard. Ora lo scendere e fare il resto. Anche okay, lifesteal. No? Top, non posso andarci perché sennò Fiora mi ammazzerebbe. Cassa di non so cosa stia combinando. Carry. Lo scendere che più lifesteal. Tanta roba. Tanta roba. 10, 10, 10. Che bello lo scendere. Che fa casino. Allora, Phantom Dancer, Ninja Tabi. E per ora non posso prendere nient'altro. Tassa con blu. Se lui si fa il, cioè, mentre gli do il blu posso andare benissimo. Allora, ho 96 minion, Shaco ne ha 62. Sono sopra di 30. 34. Quindi è abbastanza buono. Devo essere sopra di molto di più. E io ho una jungle clear molto superiore alla sua. Ok, vado bot perché forse possiamo prenderci la torre. Sì. Oh. Cassa degli blu. Oh. Devo muovere prima che arrivano tutti. Un altro Shandrake, contrario a Shandrake avremo una Eltre Gen da denuncia. Quanto manca? 43 secondi, non dobbiamo morire, non devo morire in questo momento. Qua sarà sicuramente guardato, quindi passo. Il mio face da win comunque dovrebbe aver... No, c'è Fiora. No, oh, porca troia. Che sfiga, stavo per usare la E sull'altro coso. Morto.
Che cosa bella che aveva fatto. Peccato che cazzo se ne è venuto. Peccato, stavo per fare la E di qua e salvarmi, poi fare il wind wall e tornare. Purtroppo Ryze mi ha fermato con la W. Molto unlucky. Unstoppable, Vel'Koz 502? Really? Really, Vel'Koz 502? Devo farmi fare il mallet. Servono statistiche difensive. Ma io sto facendo bene, purtroppo la mia botlane fa veramente... 3-0-2. Anche Kassadin è morto troppe volte. Kha'Zix sta facendo quasi bene. Peccato che doveva venire qua in questo... starsene fermo top, però... Ora il Drake non riuscirà a farmelo. No, non riesco a farmelo qui. Peccato. Forse... I will not forget who I am. Che cazzo ci fa? Cosa ci faceva quella lì? Pensavo che Fera se ne fosse già andata. Questa è quando la colpa mia. Kassadin, tu invece di farti minion mid, ti potresti tranquillo mettere... Ezreal, Tom, wake up, please. Svegliatevi un attimo. La Fiora ormai si è fuddata. No, sì, ce l'hai al 4 per un motivo, vedo. Che palle, questo Drake volevo farmelo io. Non pensavo che Fiora mi è arrivata da qua, quindi mi stava tipo facendo questi campi, per forza. Kha'Zix però deve smettere di giocare in solitario. Kha'Zix deve smettere di giocare in solitario, perché così non... Io devo prendermi una pinga. Allora, appena mi faccio il Frozen Mallet... Forse ce la facciamo, però... Boh, Fiora è... Hotlane! Bot, do something, bot, please. Cioè, guardate la torre. Ezreal va a casa, non ha senso. Vabbè, oggi è domenica, quindi non mi stupisco che ci siano i troll che non sanno. Non mi stupisco over niente. Bisogna ammazzarlo sto tipo. Bisognava decisamente ammazzarlo. A parte che abbiamo preso lo shutdown. Ho preso lo shutdown. E poi era troppo grosso. È lui il carry, non Lucian. Ora, se non fightate, tanto fighteranno. Io volevo occuparmi di questa torre. Beh, se fightate e vincete, ok. Però, boh, Fiora... Molto fidatina. Anche tasse le nostre pizzate. Io devo prendermi questa torre. Alla fine sono Yasuo, sono pur sempre uno split. Aspetto, continuo, perché tanto loro sono morti praticamente tutti. Ho tutto up, quindi questa torre me la tiro. Sì, no. Che palle, Vel'Koz è sempre qui. Dio santo, non me l'aspettavo di nuovo Vel'Koz. Me la facevo da solo Fiora. Mi stavo pure mettendo all'angolino per non fargli proccare i... Come si chiamano? I punti vitali. Unlucky, è arrivato Vel'Koz. Io sono sfigatissimo quando uso Yasuo. Quando uso Yasuo e tento di farmi un 1v1, c'è sempre qualcuno dietro. Sempre. Sarà perché la gente odia Yasuo tantissimo e appena lo vede non pensano ad altro che... Oh, c'è Yasuo, uccidiamolo! Che ne è blu? Oh. Tanto a me non serve. Ovvio che... Ora, cosa possiamo fare? Potremmo bettare un Baron. Al momento potremmo bettare un Baron e tipo prendere visione qua attorno, ma il nostro Bard è dubito. Bard, Ward, Round... This story is not yet finished. Dovremmo anche uscire la top comunque.
Fiore dov'è? Fiore bot, ok. Qua. Farmelo. No, perché? Qua ce l'ha più. Oh, oh, prendetelo. Lucky Pink. Subito, subito Baron, subito Baron, subito Baron. Questo è un Isbaron. Purtroppo non abbiamo Mountain Drake, ma... un break di danni. Ma naturalmente tutti quanti. Ok. Andiamo via. Andiamo via, non ha senso combattere. Ezreal penso che ci morirà, però... è worth per un Baron. Aspetta. Dai che ci muoio. Io adesso. Oppure no, perché voglio 1300 per la fine. Per... comunque un po' di danni devo averli lo stesso. Noi non abbiamo tank. Questo è male. Loro comunque hanno fiore grossa. Passa dentro. Ma cazzate. La mate me ne ho bisogno. Spero che ti servirà per una cosa buona. Vedrai che Mountain serve per pushare, quindi lo voglio assolutamente. Andiamoci a prendere sto tizio. È morto. Grazie, Xen. Salve. Demolito. Ok, no, non fightate. C'è il Mountain. Don't die. Non morite. Per favore. Io recollo in fretta e arrivo. Tanto sono ancora 29 secondi. Non posso. Potevo vendere sta cazzo di pozione, ma a me non mi serve più. Ok, dai, facciamoci sto robo. Insomma, anche baitarli, eh. Potremmo anche baitarli. Ecco ancora vivo, ecco, per esempio. Ora possiamo fightare qua. Ecco, è top. Go top. Go top. Qualcuno vada top. Me lo faccio solo io. Me lo faccio. Only me. Only me. Ma sono handicappati. E ho detto vai top. Cazzo che c'è il TP. No. E ho detto qualcuno vada top. Morì là Kha'Zix. Domenica, la domenica è un, domenica è sempre così. La domenica è sempre così. La gente proprio non sa, come farle, non sa farle call. È grossa e non è da sola. Fosse da sola ci potrei andare, ma non è da sola. Caso strano, eh. Quanto life steal ha? Vabbè, c'è anche il red. Lo sta di carry non riesce a farsi il loro support. 1v1. Owned by a support. Questo dice molto. Questo dice, la dice lunga su. Honor is in the heart, not the name. Subito tutto sto pezzo di me. Ok, allora, io odio queste situazioni. Odio quando il team inizia a trovare e a morire senza senso, perché questi sono morti senza. Perché ora non abbiamo nessun punto da prendere. No, lo so già che c'è qualcuno lì dietro. Lo so benissimo. Lo so benissimo che mi stava baitando. Ormai. Forse ora non. Dai, ce la fa. Il problema è che non so se è da solo. Io non ho visione. Oddio, non avere. Se avessi avuto visione lì potevo andarci, ma tipo qui, secondo me, in quest'area ci sono tutti quanti loro ad aspettarmi. Yasu, prendiamo Yasu, facciamogli il bait! Sicuro, sicuro, sicuro. Ma non abbiamo ward. Non abbiamo manco una di ward. Is
a leaf's only purpose to fall. Dopo, se Fiora non fosse così fidata, potrei a farmela tranquillamente in solo. Non so nemmeno se riesco a farmi in Rise. Ora stanno arrivando da me. Allora, ora che loro stanno arrivando da me, per esempio, potrebbero grupparsi. Io non vorrei fare questa cosa perché sono un jungler, eh. Però sono pur sempre Yasuo. What the? Ugly champ. Che champion di merda. Che champion di merda. Porca di quella puttana. Mi ha preso il punto e mi ha ucciso. Oh mio Dio, che schifo di campione. Che schifo di champion. Va, poi tutta la vita adesso. Guarda che fidatissima. Ciao la. Che schifo. Ma smettete di fare qua. Comunque, mentre io mi fightavo Fiora, che è quello fidato da loro, cosa facevano i miei? Fermi, stop. Fermi. Possiamo smetterla? Ezreal, tu hai un'utilità? Was splitting. Ora, come. Do something. Bad. Of going for kill B e suppose to be in plat, not bronze. Don't go for kills, go for objectives. Ok, spero che l'abbiano capito. Io smetterei anche di provare a spiegarti il game, ma il problema è che non lo sai. Lo sapessi. Ok, perfetto. Però da questa cosa noi non prendiamo niente, perché abbiamo tutte le lane pushate. Tutte le lane pushate. Tutte le lane pushate abbiamo, no, almeno un infinito. Con Baron. Round. Lo sapevo. L'avremmo vinto facendo. Certo, non mi aspettavo Fiora 11. Quella triple kill che ha preso mid è stato male. Vedrei che Mountain. Ci facciamo questo coso? Venite. Sleep. Ma non così, Ezreal, ma che cazzo c'è nel cervello? Ma non così. Trap, porca merda, trap. Perché così? Stop alone. Smetti di andare da solo. Hai capito che il TP è ready? Ma non me ne frega un cazzo il TP ready. E guardato, non abbiamo neanche un trinket rosso, non abbiamo. Neanche un trinket rosso. Da solo Bard, neanche una pinte. Però di zero. Oh, se io vado a farmi, non posso andare a farmi. Kate, bravo, esatto, facciamo così. Ok, buona. Oh, nice. Troppo ottimista. Andiamo a farci il Drake. Quindi stanno suicidando. Il Drake. Vaffanculo, sapete cosa? Andate a fanculo, io mi faccio il DQ, voi potete suicidarvi. Con questo poi ci possiamo lasciare il Baron anche in due volendo. Ora possiamo pure fightare. Però bisogna fightare bene. Questo è un inizio. Better go back. Assadin. Ok, allora ho bisogno di della Guardian Angel. Fai una P. Someone by Baron. Io sto tentando davvero di
Dirgli cosa devono fare. Ok, ma io sono grossino. Il problema è Fiora. Il problema è Fiora, che non possiamo farcela. Oh, ho detto, venite al barone e guardate, Bard è qui. Io mi chiedo perché. Virtue is no more than a luxury. Ho detto, guardiamo attorno al Baron. A Bard, ovviamente, perché quello che le guarda è lui. Oh, finalmente. Ora, guardiamo in giro. Oddio, che bug. Non possiamo farci, è troppo rischioso. Cioè, potremmo se lo lasciamo, ma... È rischiosissimo. Lo so, ma è rischioso. Dobbiamo perlomeno... Esatto. Now we can. Ora possiamo. Prima era troppo rischioso. Il Wangle lo tengo. Sempre troppo rischioso farlo in 5. Anche perché loro sapevano dove eravamo. Ok, bravo Kha'Zix, bel TP. Ora noi dobbiamo grupparci tutti mid. Oh, mid, Bard, non recollare, ma perché? Dobbiamo dare un'occasione a Kha'Zix che è lì da solo contro Fiora. E secondo me non ce la fa. Guarda, recollato. Guarda, recollato e unlock. E ora qua non ce la facciamo. Perché Bard ha recollato, potevamo benissimo andare. Ora non si può. Ma fare un po' di DPS su questa torre, cosa ne pensate? Aiuto! Aiuto no, vero? No, niente, zero. Ulti now, Bard. Adesso ulti, Bard. Mi prendi per il culo, vero? Porca troia, che gentaglio, mamma mia. Sono dovuto morire solo io come uno stronzo. Sapete perché abbiamo perso questo fight e non abbiamo approfittato del Baron per andare qua? Perché Bard era collato per nessun motivo. Questo significa non avere conoscenza. Aspetta, non avere conoscenza del gioco. Per non avere conoscenza di quello. Oh, era qui, potevi ucciderlo. Non avere conoscenza di quello che si può fare, e adesso lo fanno loro. Lucky Kha'Zix. Fiora chi se ne frega, giusto? Wake up, blind. Siete ciechi, siete. Siete ciechi, siete. Siete tutti ciechi. Uno più ciecato dell'altro. Guarda questo qui. Better chase than inhibka. Ovviamente. Logic 100%. Che gente. Porca troia. La domenica. Io non ranco. Oggi volevo rankare. Ma sto cazzo. Ma sto cazzo. Impazzi. Già sto impazzendo adesso. E prendiamo gli obiettivi. Va, va, va. Ancora, 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 ancora. Prendiamo gli obiettivi. Niente. Chi se ne frega degli obiettivi? Meglio le key, sono più importanti. Io sono l'unico con questa pick. Sono letteralmente l'unico. Letteralmente l'unico. Non gli dico più niente, tanto sarebbe inutile. Ho già capito che vogliono trollare. Ok, mettiamo la Guardian Angel e poi sono full build. Allora, come vinciamo sto game? Vedrei che l'Herald. Allora, abbiamo due mante, quindi lo facciamo. E siamo di nuovo tutti splittati. La Ziz non è il TP, quindi ora non ha senso stare là per lui. Sangue non vorrei. Di danni, no. Allora, anche questo dovremmo farcelo senza in fretta, in teoria. Acqua e bot, fammi.
Pushare finché non arriva il Drake. Dovremmo teoricamente prendere visione attorno, eh. Non fightate. Non fightate. Non fightate! Don't fight! Ma smettetela di fightare come degli handicappati! Kha'Zix non riesce nemmeno a farsi... Oh mio Dio, Kha'Zix non riesce nemmeno a farsi da solo Shaco! Ah, VP on throw! VP on throw, Kha'Zix! Allacchio, ragazzi, purtroppo, quando la gente è toccata in testa... Quando la gente è toccata in testa non ci si può fare niente. Io ora non ho nessun modo di difendere. Support Kha'Zix. Niente troll. Unlucky. Non posso farci niente. È zero, posso morirci. Basta. Non posso farci niente. Proprio niente niente. Ho anche fatto una cazzata adesso. Proprio brutta. Oh ragazzi, allora questo pick worka, però non worka il cervello dei compagni. Vediamo al prossimo gameplay.